Amici del Calcio a 5, buonasera e benvenuti al quarto appuntamento con Zona Futsal, L'approfondimento sul Calcio a 5 a cura della redazione di Radio 00. Anche questa sera parleremo della serie femminile, della serie B maschile e parleremo anche dei campionati giovanili. Parleremo di tutto questo e lo faremo con degli ospiti davvero eccezionali. Parto immediatamente col, col presentarli. Voglio dire qualche numero? 44 reti stagionali fino a questo momento più tre in coppa, sei campionati del mondo, 3 Coppa America e un pallone d'oro, Lucileia Renner Minuzzo. Ciao, buonasera a tutti. Dalla alla mia destra invece uno di quelli che della passione per, per i colori nero-verdi, per, per la città di Bitonto e, e non solo ne ha fatto uno, uno stile di vita, Francesco Mancazzo, direttore generale del Futsal Bitonto. Buonasera a tutti. Le argomenti, le tematiche, caldissimi anche questa settimana. Il Bitonto che continua a superare se stesso e va addirittura a segnare 12 gol in una singola partita. E il futsal Bitonto che dopo la sosta della scorsa settimana cerca di, di agganciare, o meglio di restare agganciato alla, alla zona playoff in, in quel di, di Castellana. Argomenti caldissimi, argomenti che partiamo insomma dalla Serie A femminile e lo facciamo guardandoci le lights dell'ultima sfida vinta per due, rete a 12 contro il, contro il VIP. Lucy. Sì. Questa volta Bitonto è riuscito ancora a fare meglio, dopo gli 11 gol al Fondi, questa volta ne sono arrivati 12 al, al VIP. Infatti non ce l'aspettavamo perché comunque il VIP è una squadra che stava crescendo nelle ultime partite, però siamo riusciti a sbloccare la partita subito e penso che lì poi le cose sono andate ancora meglio. Al netto di questa vittoria per 12 reti a 2 questo è un Bitonto che in questa fase del campionato sta forse dimostrando di, di essere uno schiacciasassi eh, Sì, diciamo che stiamo riuscendo a giocare più come squadra eh, certo abbiamo delle individualità importanti però alla fine il collettivo sta uscendo fuori e questa è la cosa più importante individualità che potremmo dire una fra tante e la numero 10, no? <ride> no, diciamo che è una stagione bellissima, la sto vivendo così e spero di continuare, continuare a segnare, continuare a aiutare questa squadra perché dobbiamo arrivare fino in fondo. Francesco Mancazzo, guardando queste immagini, guardandole quasi da fuori, potremmo dire anche se da fuori non, non lo siamo, che, che effetto fanno? e noi le viviamo, le viviamo anche guardando i loro allenamenti quindi capiamo quanto ci tengono veramente a, a Bitonto, alla squadra a tutto il movimento che si è creato quindi fa solo onore per noi bitontini e per la città di Bitonto avere personaggi pubblici anche del, del futsal femminile qui a Bitonto quindi e non è uh, una sorpresa quello che, stanno, quello che stanno facendo le ragazze non è assolutamente una sorpresa così come non è una sorpresa anche la, la classifica, o meglio l'ultimo turno che è maturato e che prego la regia di, di mandare in onda mentre continuiamo a vedere insomma le, le reti di, di Lusileia e, e compagni. L'ultimo turno che ha visto il Pescara, prossimo avversario del Bitonto, e ne parleremo fra pochissimo, battere per 5 reti a 3 di Spinia. Il Lumolfetta a riscattarsi dopo l'ultimo turno e vincere per 3-0 contro il Verona lo scontro salvezza. Il Real Stat che invece non riesce a sollevarsi dalle sabbie mobili della classifica e cade in casa per 3-0 contro la kickoff. Il Tiki Taka Planet che vince per 5-0 contro il Lazio, questa è una vittoria bella, potremmo, potremmo dire eh, lui. Il Pelletteria che vince per 5 reti a 2 contro il Fondi, la vittoria netta schiacciante del Falconara per 4 reti a 1 sul Rovigo Orange e la vittoria larghissima per 12 reti a 2 del Bitonto sul, sul Vip. Lu, uh, facciamo un piccolo passo indietro prima di parlare del Pescara. Ancora una volta sei riuscita a mettere il tuo nome sul tabellino marcatori, e ancora una volta ti sei superata facendone 4 in una partita di Serie A. A 39 anni, perdonami se, se cito <ride> l'età. Quanto è meraviglioso continuare a scrivere queste pagine di storia personale non solo? È bellissimo, come ho detto prima, è una stagione che mi sta andando al di là delle aspettative. Eh, ho detto tante volte il futsal per me è tutto, c'è cioè, tutto quello che ho nella mia vita, tutte eh, le emozioni più grandi della mia vita ho vissuto col futsal. Quindi, non mi stanco mai di, di imparare, di cercare di migliorare, e poi, se c'è lavoro, ci sono anche dei frutti. Penso che sto raccogliendo. Francesco, una raccolta per te, che uno dei cultori insomma, del, del lavoro, per te, che sono dei cultori della passione, sentire queste, queste parole e confrontarle anche con che la tua esperienza. Che, che effetto fa? E guarda, ripeto, non è una sorpresa perché, um, alle spalle delle ragazze, c'è una società. Uh, fatta di gente competente uh, a, partir, a partire dalla, dal Patron Silvano alla direttrice generale uh, e, mh, e a tutto lo staff uh, tecnico. Quindi alla fine mh, no, non mi sorprende il fatto che comunque alla fine uh, siano uh, i risultati a parlare a favore del Bitonto, ma a favore anche loro, soprattutto. In vista della passione, invece, per te che siano degli uomini, insomma, che vive di, di passione, quanto è bello, faticoso e a tratti anche quasi complesso vivere di passione? Perché necessariamente vivere di passione comporta metterci il cuore e il cuore, sappiamo che è un organo fragile. Certo, se non hai passione questo sport soprattutto non, non lo puoi fare, perché eh, non eh, si eh. possono guardare le partite perché sono quasi tutta il cargo palma. Non si, posso, non palma sono, non non per si possono riluzione. guardare le partite perché quei 20 minuti diventano 20 minuti veramente di, di, pura, di pura passione, tra virgolette, ma in un altro senso. E alla fine sì, i risultati vengono, stanno venendo, per cui la, la passione, ehm, alla passione segue anche il risultato ed è il massimo proprio. Il massimo, e a proposito dei risultati, quelli dell'ultimo turno sono quelli che hanno generato poi la classifica che andiamo a guardare sempre grazie all'aiuto della regia curata da Danilo Mingirulli. L'ultimo turno, turno di Serie A che vede il Bitonto sempre in vetta alla classifica a quota 53 punti, segue di una sola lunghezza, a quota 52, il Pescara. Distaccato invece a quota 48 c'è il Tikitaka, segue di una sola lunghezza sotto il città di Falconara, 36 per la Kick Off, 28 per le Pelletterie, 28 per la Lazio, 24 per il Verona, 21 per il Rovigo, 20 punti per il VIP, quindi come diceva Lucileia era un avversario tutt'altro che, che semplice da, da affrontare, 18 punti per il Molfetta, 17 per il Pina, 7 per lo Statte e 1 per il Fondi. Lu, Bitonto 53, Pescara 52 e domenica c'è Bitonto Pescara, una settimana rovente. <ride> sicuramente una, una grande partita, eh, anche per noi giocatrici penso che lavoriamo tanto per, per giocare queste partite, eh, sicuramente non sarà facile perché è un avversario che lotta per il titolo, eh, ci sono tanti anni che già... C'è tutta una storia dentro il futsal femminile, ma noi ci proveremo. Ci proveremo fino alla fine perché giocheremo in casa e, e vogliamo regalare qualcosa di bello alla nostra città. Francesco, si gioca in casa in un palapansini che si preannuncia rovente in ogni, in ogni ordine di posto. In, in uno di quei posti ci sarai anche tu. Che, che spettacolo ci si deve attendere secondo te? Il solito spettacolo, fantastico, pieno di gente, ci sarò ovviamente anch'io, perché è uno spettacolo da non poter perdere. E, e, sì, e, e quindi Dani ci aspettiamo il meglio dalle ragazze. Uno di quei spettacoli per cui vale la pena vivere e raccontare questo sport ed è uno di, di, di quel tipo di, di spettacoli per cui abbiamo deciso di invitare in via streaming un ospite di come Ersilia Dincecco, capitano del futsal Pescara nonché capitano della nazionale italiana. Buonasera, Ersilia e benvenuta a Zona Futsal. Ciao, buonasera, e grazie dell'invito ersilia eh, dicevo prima insomma sei il capitano del pescara e anche capitano della nazionale domenica c'è bitonto pescara che era si respira in terra bruzzese beh sicuramente è una partita che sentiamo perché quando ti vai a scontrare con la prima della classe è sempre un'emozione particolare però nello stesso momento sappiamo che comunque è comunque una partita che vale tre punti come tutte le altre e quindi cercheremo di portare a casa i tre punti faremo di tutto come ogni domenica eh sì, il Pescara come diceva anche Lusileia è forse una delle squadre più importanti all'interno del panorama futsal italiano quanto è faticoso anno in anno dover continuare a mantenere una concentrazione altissima per delle ambizioni altissime come quelle della società e della piazza quanto è difficile in sostanza giocare per una squadra così? Sì, come, come si dice sempre, il difficile è confermarsi, no? Quindi sappiamo che abbiamo fatto la storia di questo sport, che sono anni che lottiamo e vogliamo arrivare fino alla fine ogni anno, quindi lottare per conquistare qualcosa ogni anno è difficile, però allo stesso momento è una responsabilità e penso che sia un orgoglio appunto indossare questa maglia e competere ogni anno per un titolo. Eh, eh sì, Silvia, stiamo mandando adesso in, uh, sul, sul nostro schermo un'immagine bellissima, la tua con la maglia numero 5 della nazionale e la fascia da capitano. Essere una giocatrice del Pescare è sicuramente fantastico, ma essere un capitano della nazionale invece com'è? beh Credo che sia qualcosa che, non so, come diceva prima lui, questo sport a noi penso che ci ha dato tanto. Quindi rappresentare un intero movimento e soprattutto un'intera nazione, credo che sia un, un orgoglio e, boh, indescrivibile. E non solo orgoglio, ma anche c'è cioè una responsabilità, perché comunque vai a rappresentare appunto un intero movimento. Sì, abbiamo anche delle altre foto due che ti ritraggono con alcune delle protagoniste che fanno parte quest'anno del roster Nero Verde, come Nicoletta Mansueto e Susanna Nicoletti. Quanto è bello potersi reincontrare in campo e allo stesso tempo sfidarsi dopo aver condiviso tantissime gioie, anche con la stessa Lua, non dimentichiamolo. Sì, infatti, questo sport ci regala tante amicizie, tanti rapporti che poi restano eh, nonostante le maglie diverse. Con Nicoletta ho giocato un anno qui a Pescara, ho condiviso la maglia nazionale, eh, la stessa cosa con Susi. E con lui ho avuto la fortuna di giocare qui a Pescara. Quindi penso che sono, queste sono le cose belle che ci regala questo sport. Dentro il campo si lotta, siamo avversari, ma appena finisce la partita, ci facciamo due risate, sicuro? sicuro. Lui dentro quel rettangolo di gioco ci saranno 40 <coughs> minuti che non decidono una stagione, ma possono valere anche una stagione. Sicuramente è una partita di quella che vale tanto e niente allo stesso tempo, perché sappiamo che comunque i playoff diventano un altro campionato, quindi è una partita che sicuramente chi vince dà tanta morale e il primo posto è sempre bello. Però e poi se non arriva il risultato il lavoro si continua e c'è tutto ancora da giocare. Ersida, dal punto di vista del Pescara invece, quanto è stimolante venire a giocare in un palazzetto che si preannuncia pieno in ogni ordine di posto? Beh, penso che una piazza come quella del Bitonto tutti quanti la vorrebbero avere. A livello di pubblico, quindi già l'anno scorso eh, siamo stati a giocare lì ed è stato uno spettacolo. A fine partita, tutti i tifosi hanno applaudito, non solo la, la loro squadra, ma anche noi che eravamo avversari. Quindi penso che sia un'atmosfera fantastica. Dal punto di vista fisico, invece, Ersila, come stai? Come procede insomma, la guarigione dopo l'infortunio che hai avuto? Eh, domenica ho fatto il primo rientro in campo dopo quasi dieci mesi. È stato un infortunio lungo, e non me l'aspettavo perché è stata dura, però sono soddisfatta e poi sono testarda. Quindi, se mi metto in testa una cosa, alla fine me la prendo. Volevo rientrare a tutti i costi. E sono rientrata circa un mese fa, ma poi ho avuto un problema muscolare. E niente, quindi domenica diciamo l'esordio e spero che il mister mi convochi per scendere giù a Bitonto. Domenica ti riposi un pochettino, eh? <ride> e, e guardando, uh, o meglio, ascoltando le tue parole e leggendo anche quella che è la tua storia, si capisce il perché poi uno arriva a giocare ad altissimi livelli a vestire la maglia della nazionale. Eh, sì, diciamo che cioè, Lu ha spiegato prima benissimo quello che per noi è il futsal. ti Ripeto, noi siamo cresciute con uh, questa idea di innamorarci di questo sport perché ci ha dato tanto e penso che ci darà ancora tanto e quindi dobbiamo essere, so cioè, siamo fortunate perché abbiamo la possibilità di giocare e di condividere lo spogliatoio. e condividere i rapporti e giocare queste partite perché è veramente una cosa spettacolare Ersilia prima di, di salutarti guardiamo ancora insieme l'ultima volta la classifica e vogliamo un tuo commento insomma su quella che sulla classifica che si sta creando in queste ultime giornate di campionato pescara Beh, sei sicuramente partito per... io... vai vai Ersile vai scusami come dicevo quest'anno il campionato è molto più equilibrato, però si vede che le prime quattro hanno qualcosa in più rispetto alle altre, però ogni domenica le partite non sono scontate perché noi ad esempio abbiamo fatto difficoltà a vincere col Visfondi che ha un punto in classifica e la partita è finita 2 a 1, siamo una squadra che soffre, però se guardiamo la classifica c'è questa netta differenza diciamo tra le prime e il resto della classifica e allora grazie mille ad Ersilia Rincecco per essere stata qui con noi questa sera a zona Futsal noi la, la salutiamo e insomma la, ci vogliamo insomma ancora una volta ringraziare la società del Pescara anche per averci concesso il capitano qui in, in diretta con noi questa sera, l'appuntamento è a domenica in bocca al lupo anche a Pescara Ersilia e grazie mille ancora per essere grazie stata con mille. noi grazie mille Grazie, grazie dell'invito, saluto tutti, un bacio a Lu e ci vediamo domenica. Awesome. Rientriamo nel studio e lo facciamo analizzando quello che sarà il prossimo turno del campionato di Serie A, un prossimo turno che come abbiamo già anticipato e ne abbiamo anche parlato vedrà la super sfida fra il Bitonto e il Pescara con calcio d'inizio alle ore 17.30, l'Irpina che affronterà il Pelletterie con calcio d'inizio alle ore 15, .00. ore 16 per audace Verona-Vip, fondamentale questo in chiave, in chiave salvezza per quasi ipotecarla tutti gli effetti. Il Città di Falconaria che ospiterà il Molfetta, il Tichitaca Planet che ospiterà il Rovigo Orange, lo Stat, che farà visita al Fondi in quello che a tutti gli effetti è uno scontro in questo momento delicatissimo per stabilire chi delle due dovrà retrocedere e la Kick-Off che ospiterà in casa la Lazio. Lu, una ventunesima giornata che si pronuncia di fuoco. Eh sì, sicuramente ci sono alcune partite che, eh, che saranno belle da vedere, purtroppo noi ci concentreremo sulla nostra, ma penso che anche Kickoff, Lazio, l'altra ehm, Audace VIP sarà pure un'altra bella partita. Irpinia per le terie. quindi ci sono grandi gare da vedere. Grandissime gare da vedere, grandissime gare come quelle che sta disputando la Juniors, allenata da Vosileia. <ride> eh sì, pure noi avremo lo scontro diretto contro l'Irpinia per il primo posto. Eh, purtroppo non ci sarò perché la gara si disputerà mercoledì e io sarò con la nazionale però le ragazze sicuramente saranno in buone mani La nazionale che stiamo appunto vedendo in questo, in questo momento rivolgo anche a te la stessa domanda che ho fatto a, a Dersilia D'Incerco quanto è meraviglioso vestire la maglia della nazionale e magari perché no come in questo caso poter alzare un trofeo <ride> Sicuramente per un atleta penso che è il massimo, no? ogni volta che tu indossi quella maglietta che senti l'ino è qualcosa di spettacolare, sono emozioni che, che ti rendi conto solo se le vivi. Solo se le vivi Francesco, noi siamo abituati a viverle in, in maniera diversa, noi siamo quelli delle magliette taroccate tra davanti alla tv con la pizza e quant'altro, quindi noi le viviamo, le viviamo da fuori ma penso che sia un qualcosa di, di fantastico poter rappresentare il, il proprio paese. Beh sì, eh, decisamente, guarda, penso così come l'ha descritta, è un'emozione, ovviamente da, da bambini si spera eh, di, di arrivare a, a giocarsi la, una partita con la maglia della nazionale, quindi sicuramente è un'emozione eh, indescrivibile, soprattutto in quei momenti in cui c'è l'inno nazionale che parte, cioè, che, che si vuol dire di più? Complimenti a te comunque. Grazie. Emozioni forti dunque, le stesse emozioni che ha provato il Futsal Bitonto nell'ultimo turno prima della sosta contro il Potenza e con questo videoclip apriamo anche la parentesi maschile analizzandola con, con Francesco Mancazzo e anche con, con lui. Francesco, eh, ricordiamo una vittoria fondamentale per il Levitonto, quella contro il, il Potenza. Una vittoria arrivata in un momento di grandissima difficoltà, forse sembrava uno dei momenti peggiori per il Levitonto, perché era riuscito a risiedere la china e dopo la fila col Taranto era stato decimato dal giudice sportivo. Il Levitonto, però, ha saputo rialzare la testa, ha saputo fare gruppo e ha trovato tre punti che possono essere davvero un crocevia per la stagione. In realtà sì, dopo la partita di Taranto poteva esserci un attimino di, di sfiducia, un, un tracollo diciamo, sul risultato che abbiamo poi ottenuto col Potenza, però ci siamo stretti dal lunedì e abbiamo um, deciso di volerla vincere a tutti i costi con la partita di sabato, quindi uh, per rimanere in scia ovviamente dei buoni risultati, non solo dei tre punti uh, ottenuti, ma anche del bel gioco che, che stiamo esprimendo. Francesco, bel gioco che stiamo esprimendo che ci ha portato a conquistare la classifica che stiamo adesso per, uh, per vedere una classifica dove pesa tantissimo il, il girone d'andata, andato in maniera un po', po talenante ma una classifica che ancora non ha stabilito nulla, eh, anzi che promette tantissimo Taranto a quota 47 primo, Dream Team Palo a 43 secondo, 37 punti per il San Michele 33 per la Diaz, 30 per l'Odace Monopoli, 24 per il Potenza 25 per il Castellana che ha vinto proprio ieri il recupero contro il San Michele, una vittoria questa che potremmo dire è quasi ispirata, ispirata in un certo senso per, per il Castellana ma che comunque dimostra il valore di questa squadra. 19 punti per il, il Bernalda, 23 un piccolo passo indietro per il Bitonto, 19 punti per il Noci, 16 per il Senise, 6 per il Pesticci e 2 per l'Alma Salerno. Francesco, riprendiamo la, la gara di, di ieri tra Castellana e San Michele. Nessuno si aspettava una vittoria del Castellana, ma è arrivata una vittoria del Castellana. Sì. Questo sta a testimoniare come il Castellana sia forse uno degli avversari più, più ostici e più rognosi da affrontare in questo momento per il Bitonto. Beh, sì, um, sinceramente è una squadra che ci ha dato fastidio anche all'andata, quindi alla fine è un, un bel gruppo, un, un, un roster uh, ben coeso, quindi alla fine il, il risultato di ieri non è un caso, anche se uh, sentivo da San Michele che hanno avuto, hanno avuto uh, diverse opportunità per pareggiarla o addirittura vincerla il San Michele, però l'hanno portata a termine loro, la partita l'hanno vinta loro 4-3, quindi... È sicuramente un avversario da, da prendere con le pinze e dal primo all'ultimo minuto giocarcela fino alla fine. Lui, dicevo prima del, del girone di andata sottotone del, del Bitonto: per te, che sei una giocatrice, quanto è complesso mantenere la, la concentrazione ma anche la, la voglia di rivalsa, nonostante tutto sembra andare per il verso storto? Eh, non è semplice perché il campionato è lungo, però. Penso che quando tu hai degli obiettivi devi cercare qualcosa per mantenere il fuoco. E noi quando abbiamo iniziato eh, è una squadra che ha cambiato tanto dell'anno scorso, quindi serviva tanta, tanto lavoro, tanta voglia di, di creare qualcosa. E penso che adesso stiamo raccogliendo i frutti, perché si vede già una squadra eh, matura, diciamo così anche se all'inizio sembrava un po' difficile perché con degli elementi nuovi è sempre difficile creare qualcosa, invece ora si può dire che siamo veramente una bella squadra e stiamo creando qualcosa di bello. Francesco, parlavamo prima di, del cuore ballerino per chi sceglie di appassionarsi a questo sport qui, quello stesso cuore che nella prima parte di stagione forse ha sofferto tantissimo, ma quello stesso cuore che forse è stata la forza motrice per non mollare nei momenti più difficili e godere adesso dei successi che stanno arrivando. Sì, assolutamente sì, nel senso che abbiamo una situazione simile a, alla femminile, abbiamo dovuto cambiare un, un bel po' del, del roster dello scorso campionato, quindi alla fine c'è stato un periodo di adattamento che purtroppo ci deve essere, e, però adesso ci stiamo togliendo delle piccole soddisfazioni, stiamo mettendo mattone su mattone quello che è il nostro obiettivo. Mattone su mattone, Francesco, per arrivare poi a quale tipo di costruzione? Questa è una domanda difficile e vediamo un po' quale sarà la risposta. Non ci poniamo limiti, nel senso che ehm, se consideri le prime tre ehm, squadre in classifica sono un po' distanti dalla quarta. Ehm, noi siamo lì, siamo lì, ce la giochiamo con tutte, eh, nonostante il girone di andata e comunque eh, all'inizio del girone di ritorno abbiamo avuto degli scontri diretti con le prime in classifica e non abbiamo demeritato. Questo ci consente di, 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 di avere fiducia su quello che, che mettiamo in campo, quello che eh, i ragazzi mettono in campo per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi siamo fiduciosi che alla fine saremo lì a dire la nostra. Saremo lì a dire la nostra, dice Francesco Mancazzo, e quella che sarà la nostra sostanzialmente, quello che dirà il campo e quello che vediamo nella grafica che andremo dalla regia sul prossimo turno del Girone G del campionato di Serie B con la sfida tra l'Alma Salerno e la Diazza Biceglie, il Lebitonto che farà vista al Castellana, ricordiamo che si giocherà in, in serata sabato a San Michele. Alle ore 19, il Città di Potenza che ospiterà il Bernalde, E questa è una sfida che il Vitonto deve necessariamente tenere d'occhio a, a tutti i costi. Il Pisticci che ospiterà l'Audace Monopoli, il Futsal Noci che farà visita al Dream Team Palo del Colle e il San Michele che ospiterà il, il Senise. Una ventesima giornata, Francesco, piena di insidie. Sì, eh, dalle partite possiamo vedere che non, non dobbiamo steccarla. Quella partita deve essere nostra perché ci sono delle, delle situazioni che potrebbero uh, diciamo, uh, far passare una giornata indenni e sulla classifica, anche perché le altre dirette concorrenti hanno parti, partite, tra virgolette, abbordabili, quindi noi siamo tenuti a dover fare la nostra partita importante anche sabato. Francesco, se c'è un segnale che testimonia la crescita di questo Futsal Bitonto e la foto scattata nel post partita contro la Potenza di, di un gruppo vittorioso nello spogliatoio. E qui voglio fare anche la domanda a, a lui. Quanto è fondamentale creare gruppo nello spogliatoio, unirsi, compattarsi e tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà? Importantissimo, importantissimo, perché comunque alla fine quello è il risultato di non di una settimana. Di un inizio stagione, quindi dalla preparazione fino adesso. I ragazzi hanno voglia di far bene, e lo vediamo da quella foto è emblematica. A fine partita tutti quanti insieme sotto il proprio pubblico, è, è qualcosa che bisogna, bisogna viverla per capire penso che è la base di tutto, no? se c'è il gruppo, si può arrivare. Ovunque, perché se non c'è quelle diventa difficile per uno sport collettivo. Uno sport collettivo e anche per quel, per quel che riguarda la, la, le la giovanili del futsal Bitonto, che sono sempre impegnate nel proprio campionato, ma anche per quel che riguarda la Serie C2, dove ricordiamo ci sono tantissimi ragazzi passati dal futsal Bitonto. Vederli adesso giocare Francesco in un campionato professionistico come la, la Serie C2, vederli in un, in un certo senso crescere dal punto di vista del, del futsal. Che, che sensazioni fa? Ci si sente orgogliosi in un certo senso? Assolutamente sì, perché era questo proprio il primo obiettivo. Se parli dell'under dell 19, uh, è un, um, una collaborazione che è nata quest'estate e con uh, uh, una società che si occupa principalmente di, di futsal, quindi di calcio a 5. E, ed è importante questo, perché il movimento deve crescere da, sin da, dai, da, dai bambini. quindi in Italia è uh, ancora ai primordi, però se parliamo di, di altre nazioni tipo Spagna, Portogallo, Belgio, eh, Belgio cioè anche in Brasile, si nasce con, uh, con la tecnica del futsal per poi arrivare magari ad altri, ad altri tipi di, di categorie e di sport. Oh, mh, quindi mh, per l'under 19 è un fattore di crescita, questo è, è ancora un anno zero, anche perché ci sono uh, in squadra ragazzi del 2004, 2005, 2006. Ricordiamo alcuni di hanno anche esordito in prima squadra. Ricordiamo. Sì, sì, hanno sì, esatto. esordito in prima squadra ed è questo un altro nostro obiettivo. Eh, vincere non è semplice. e Così come non è semplice vincere, non è, non è semplice eh, far inserire un, un ragazzo che viene dall'under 19 e farlo esordire in prima squadra e ben figurare, poi, tra l'altro. Poi, per quanto riguarda la, la C2, sì. Seguiamo eh, non tanto distanti da, da loro, anche perché vediamo le partite e, e seguiamo i loro allenamenti anche di questi ragazzi che sono eh, in crescita e che potrebbero eh, fare al caso del futuro del Futsal Bitontino. Ragazzi che sono in crescita che nell'ultimo turno hanno battuto per Serietà A1 il, il rutigliano continuando comunque a stare a metà, a metà classifica e testimoniando come il lavoro di Mister Mimo Vufano sia in questo, fino a questo momento impeccabile. Sì, 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 decisamente. Eh, lui è ben cosciente di avere un gruppo giovane, quindi ehm, può farti come si suol dire la partita da, da, da diecellode, ma steccarne qualcuna. Non è questo l'obiettivo in questo momento del, del mister Bufano e di tutta la società, è quello di, di far crescere appunto Bitontini in primis, ma anche eh, un, un gruppo di ragazzi che può dire la sua eh, in futuro. Parlavamo di crescita dei ragazzi, di, di come vengono in certi paesi allenati sin da, da quando sono in fasce quasi a giocare a futsal ed è quello che accade in Brasile non per un motivo a caso ma perché la qui presente Lucy Leia ha fondato una scuola a calcio in, in Brasile. Giocatrice stellare? Paldone d'oro, eh, allenatrice del, dell'Under 19 e anche fondatrice di una scuola calcio. Uh, lui, insomma, a livello di futsal uh, si è a 360 gradi. E quanto <ride> è bello vedere veder le bambine crescere sotto, sotto il tuo nome. È bellissimo. Io mi ritengo fortunata, diciamo, perché non ho mai lavorato, ho sempre giocato a calcio e gioco fino adesso. E quindi eh, oggi. Poter aiutare in un certo modo ad avvicinare le ragazze a questi sport e magari dare l'opportunità come ho avuto io di, di proseguire il sogno e penso che sia quasi un dovere. E quindi non posso che non essere orgogliosa di quello che sto cercando di fare. Ovviamente non dipende solo da me, ma ci sono delle persone che mi aiutano. Eh, soprattutto la società, eh, qua a Bitonto, che comunque stiamo lavorando anche sull'Under 19, eh, è nuovo. Quest'anno è tutto nuovo, però già stiamo facendo grandi cose. Francesco, se dovessi incontrare un, un ragazzo, cosa, cosa gli diresti per, per spingerlo a giocare la... a calcio a 5 e non mollare per arrivare poi un domani in, in Serie A? Prima di tutto, che non è un'alternativa un al calcio a 11. Il futsal è il futsal. È una disciplina uh, che nasce uh, e vive di vita propria. E quindi questo, questo in primis gli direi. Poi ovviamente c'è da, da soffrire, c'è da, da allenarsi, uh, c'è da uh, avere a che fare con un gruppo comunque di, di altri ragazzi che si mettono alla prova. Quindi assolutamente... Mh, 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 confermerei tutto quello che di buono stiamo vivendo noi in questi, in questi anni e eh, glieli trasmetterei tranquillamente ad un ragazzino. Un ragazzino che non è più ragazzino, ha compiuto gli anni ieri ed è Vincenzo Pasculli, eh, team manager del, del Futsal Abitonto. Francesco, vuoi fargli personali auguri? No, ah. <ride> scherzo. No. <ride> 40 anni è un traguardo importante, li porta... I, i capelli li ha già persi, quindi voglio dire, non c'è più, <ride> più nulla da perdere. Non c'è più nulla da perdere <ride> e niente, vabbè, rifaccio ancora i miei auguri e ci vediamo presto. Lu, uh, prima di, di chiudere uh, vorrei fare una, una piccolissima chiosa, sei uno, uno spettacolo da guardare ogni partita, sei qualcosa di, <ride> di fantastico e penso che Francesco concordi con me. Chiunque abbia la fortuna di vederti giocare anche solo un minuto, penso possa ritenersi fortunato nella, nella vita, anche così come da sportivo. Ricordi i, i tuoi inizi, la, la Lusileia bambina, quello che ti ha portato a vincere tutto praticamente in, in questa disciplina. Eh sì, mi ricordo fino ad oggi, perché io all'inizio era difficile giocare perché non c'erano tanti ragazzi che giocavano, quindi da piccola giocavo nel salotto di, di casa di mia nonna, calciavo nella parete da sola, mi immaginavo. Betri eh, qualcuno? Eh, <ride> Alcune sì, eh, e quindi eh, ho immaginato tutto, vivere tutto questo che sto vivendo oggi, però... Eh, non pensiamo che è sempre bello perché ci sono dei sacrifici, ci sono dei lavori da, da, da fare e non smettere mai di sognare e cercare di migliorare sempre Migliorarsi sempre è la cosa che fa l'usileia quotidianamente è quello che fa quotidianamente il fuzzo al bitonto ed è quello che speriamo di fare anche noi Io ringrazio l'usileia Renner Minuzzo per essere stata qui con noi questa sera Grazie. Ringrazio il direttore generale del Futsal Bitonto, Francesco Mancazzo. Grazie a voi. Ringrazio anche Silvia Dincecco per aver scelto di partecipare alla nostra trasmissione, così come ringrazio Silvia Venditti e Francesco Cambione per la mediazione in, in, questa, in questa trasmissione. Ringrazio la regia curata da, da Danilo Mingirulli e ringrazio tutti quanti voi che anche per questa sera avete scelto di farci compagnia. Io vi do l'appuntamento alla prossima settimana con lo stesso entusiasmo dei giorni migliori e con la stessa passione di sempre.